Esercizio numero 9 sull'irraggiamento termico, legge di Stefan Boltzmann. Calcola il flusso di calore che emette una stella che ha la stessa temperatura del Sole ma diametro doppio. Fate stop al video, provate a risolvere da soli, poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, il Sole e la stella di diametro doppio. La legge di Stefan Boltzmann è questa: la quantità di energia ogni secondo emessa dalla stella, simbolo della stella, è sigma, costante di Stefan Boltzmann, il coefficiente di emissività che vale 1 per le stelle, perché sono corpi neri praticamente perfetti, la superficie della stella e la temperatura alla quarta in Kelvin. Ora non c'è bisogno di sostituire i valori e fare tutto questo calcolo numerico, perché possiamo utilizzare il flusso di energia emesso dal Sole, che è un valore che già conosciamo perché l'abbiamo calcolato in un video precedente. È questo valore in watt, cioè joule secondo, oppure espresso in calorie al secondo. Dunque torniamo al flusso di energia emesso dalla stella. La temperatura della stella è uguale a quella del Sole, ma la sua superficie è il quadruplo della superficie del Sole. Questo perché il raggio è il doppio, il diametro e il raggio sono doppi, la superficie quindi è quadrupla. Qui c'è la dimostrazione che una sfera di raggio doppio ha una superficie quadrupla. Infatti, la superficie della stella è 4π greco il raggio al quadrato, questa è l'area, la superficie di una sfera. Ma al posto del raggio della stella io posso mettere 2 volte il raggio del Sole. Siccome questo 2 è elevato al quadrato, viene fuori un fattore 4, che moltiplica la superficie del Sole, 4π greco raggio Sole quadrati. Quindi la superficie della stella è 4 volte la superficie del Sole. Questo accade perché la superficie di una sfera contiene il raggio al quadrato. Quindi, tornando alla formula del flusso di energia emesso dalla stella, a parità di tutto il resto, quindi sigma e la temperatura, possiamo dire che questo flusso di energia è il quadruplo rispetto al flusso di energia emesso dal Sole, per via della superficie della stella quadrupla. Quindi basta moltiplicare per 4 questi valori qua. Per esempio il valore in calorie al secondo, 4 per 9,18 fa 36,7 per 10 alla 25, cioè 3,67 per 10 alla 26 calorie al secondo. Se non avessi avuto disponibile il dato del flusso di energia emesso dal Sole, avrei semplicemente calcolato questa formula, quindi sostituito i valori numerici, andando a mettere al posto della temperatura della stella la stessa temperatura del Sole, quindi 5777 Kelvin, poi andando a prendere il raggio del Sole. Quindi calcolando la superficie, anzi calcolando prima il raggio della stella come il doppio del raggio del Sole e poi con la formula dell'area di una sfera avrei calcolato la superficie della stella. Quindi avrei semplicemente sostituito i valori numerici in questa formula per trovare questo risultato.